Subiano riparte da questo fine settimana con gli eventi culturali dedicati alla musica. Sì, per fortuna la nostra amministrazione ha deciso, dimostrando di essere temeraria e volenterosa, di ripartire con gli eventi musicali, rispettando ovviamente tutte quelle le norme che sono previste. E ripartiamo domenica 5 luglio alle ore 21. Qui in piazza sotto le mura a Subiano con il concerto di un quartetto di giovani strumentisti della nostra zona, tutti e quattro insegnanti dell'istituto Heinz di Montepulciano e sono il Call Quartet. Ci proporranno un concerto di musica di Claude Bolling, un autore francese che è conosciuto soprattutto perché ha voluto coniugare l'aspetto della musica classica con quello della musica jazz, e ci proporranno la suite numero 2 per flauto e piano jazz trio. Quindi la formazione prevede Paolo Vaccari a flauto, Alessio Tiezzi al pianoforte, Maurizio Costantini al contrabbasso e Francesco Checcacci alla batteria. Sarà una serata, insomma, di musica molto interessante, non solo per gli appassionati della musica classica, ma anche per chi predilige la musica jazz, insomma. Continuiamo questo percorso avvalendoci sempre della preziosa collaborazione di Giulio Cuseri, che già l'anno scorso ci ha dato l'opportunità di avere degli spettacoli veramente di notevole rilievo. Per quanto riguarda Subiano, abbiamo deciso di riproporre nuovamente ormai questa esperienza pluridecennale, che avrà appunto il suo inizio in questa piazza con l'evento di domenica prossima e che proseguirà poi a partire dal 15 di luglio per tutti i mercoledì successivi presso il Castello di Valenzano, nella sede storica deputata all'organizzazione del Festival di Valenzano Symphony. Ingresso libero come sempre? Sì, l'ingresso naturalmente è libero come sempre, ci sarà l'opportunità per tutti coloro che vorranno assistervi e la necessità di potervi recare con un anticipo per poter far sì che vengano registrate le persone che si recheranno sul posto. Le registrazioni saranno dalle ore 20 alle ore 20.45, l'inizio del concerto alle ore 21. Ricordiamo che è obbligatoria la mascherina e per il concerto di Subiano i posti disponibili sono 50.